la copertina, ecco, beh, abbiamo fatto una copertina un po' diversa dal solito, abbiamo tra virgolette osato, ma l'abbiamo fatto grazie a Colghi e Corsello che sono qua con noi stasera, a Monica Colghi in particolare, che ci ha donato una sua opera, perché queste sono opere di strada, arte di strada. E beh, insomma, questo è un altro sasso che noi lanciamo in là, insomma, su cosa noi pensiamo sia la cultura e su cosa debba, intorno a cosa si debba produrre e ragionare di cultura. Io ringrazio loro, ringrazio Monica in particolare, perché questo significa nel nostro percorso di mappatura della produzione e della distribuzione indipendente in Italia spostare il discorso anche un po' più avanti, no? Ecco, poi una città come Bologna che è molto sensibile, come sapete, al discorso dell'arte di strada, eccetera. Beh, insomma, siamo particolarmente contenti che Monica ci abbia concesso questo onore di avere una copertina di questo tipo. Ecco, però tutto nasce da cinque ragazze, adesso qua ne abbiamo solo quattro stasera, una è a San Francisco, poi ci racconteranno loro. Tutto nasce in realtà da cinque ragazze coraggiosissime, io le ho fatte dannare. Sì, e che le ho fatte dannare, le ho fatte aspettare un po', insomma, però vedete, alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta bene. E che si sono proposte loro di fatto, cioè io avevo già pubblicato Milano, forse anche Roma, forse solo Milano, forse Milano, e loro avevano cominciato questo lavoro, era una bozza, l'abbiamo costruito insieme, l'abbiamo rivisto insieme, loro sono state generose, l'hanno fatto, sono state brave, perché comunque è merito loro, si è visto il nostro libro, per cui dopo adesso loro ci raccontano brevemente come è nato il libro e insomma i contenuti del libro soprattutto. Giustamente mi fanno notare perché c'è un assente, ma un assente non di poco conto che è Ermanno C'è Cavazzone. Ah, c'è? Ermanno, Ah, non lo sapevo. Ah, certo. fantastico, io non lo sapevo. Allora c'è anche Ermanno Cavazzone, beh, questo allora è ancora più una seratona. Basta, mi emoziono, allora non dico più niente. Se poi Ermanno Cavazzone ci vuole dire qualcosa e vuole intervenire anche lui, chiaramente saremo molto onorati. Io non lo conoscevo di persona, non l'avevo visto e non sapevo ci fosse, per cui mi scuso se non l'ho citato. Però, ecco, insomma, a chiudere questo lavoro, a impreziosirlo ancora di più, c'è un contributo scritto di Ermanno Cavazzoni che non ha certo bisogno di presentazione. Se poi ha voglia di parlare, di intervenire, è qua. Però, ecco, questo ha impreziosito ancora di più il lavoro, il libro, che insomma, penso che sia un libro valido, importante da tanti punti di vista, insomma, come vedete, unisce tantissime cose e tante persone hanno contribuito a farne un libro di un certo valore, secondo me. Adesso le autrici da cui tutto nasce, grazie. Lina, sono anche le altre autrici, sono Caterina, Federica, Martina, Elisa, la Giusti, purtroppo è a San Francisco, poverina, quindi non può essere qua con noi. Ringrazio soprattutto i librai che hanno velocemente tirato giù la finestra della loro libreria per essere presenti qua oggi. E niente, vi racconto un po' come è nato il nostro progetto. Allora, praticamente noi frequentavamo tutti allegramente questo corso Gioca, da questo nome un po' inquietante, che è gestione innovazione e relazioni culturali e artistiche, e ci è stato chiesto di sviluppare un progetto che doveva teoricamente rimanere anche teorico, che unisse le arti, la cultura e il territorio bolognese. Quindi noi parlando insieme, l'idea è venuta a Federica, ovvero si è resa conto che quando ci servivano dei testi specifici, magari il primo istinto era andare nelle librerie di catena, su Cinelli, perché era Verdi, perché è gigantesco, nel bookstore. Però nel momento stesso in cui ci serviva un testo specifico, non ci potevano rispondere, cioè i commessi erano un po' incompetenti e quindi dove andavi? Andavi nelle librerie invece in cui alla fine la competenza c'era. E quindi abbiamo pensato, ma perché non creare magari una rete o comunque dare la possibilità a queste librerie indipendenti di essere conosciute? E quindi siamo andate, per nostra fortuna, dalla mitica Nicoletta, che è qua in turchese oggi. E informato del fatto che appunto Enelia Presta aveva fatto una guida alle librerie indipendenti di Milano e che noi abbiamo detto sarebbe interessante fare la stessa cosa anche a Bologna. Quindi è iniziato a fare la mappatura delle librerie e poi abbiamo scritto a Enelia Presta chiedendo appunto cosa numero di copie, come vi siete mossi. Loro inaspettatamente ci hanno risposto, hanno detto, abbiamo fatto così cos'ha, ma perché non fate voi quella di Bologna? Che è proprio stata una cosa molto spontanea e immediatamente io ho deciso di effettivamente dare un senso a questo progetto che teoricamente era
un semplice progetto universitario. Quindi cosa abbiamo fatto? Proprio come dice la porta di copertina, cioè scarpe comode, taccuino, telefoniamo, mail, contatti, no, guardi, è gratis, so che sei una fregatura, è gratis, non vi vogliamo vendere l'enciclopedia, vogliamo semplicemente intervistare, perché per voi siete importanti. E, cioè, abbiamo veramente scoperto un mondo. Cioè, per esempio, non so, Caterina e Martina e Elisa erano qua, cioè Elisa bolognese, proprio. Lei è la Martina è qua da una vita, la Cate anche, io sono di Fiorenzo la Danna, che esiste, è un paese che esiste, invece lei è di Roma. E comunque, noi che non eravamo di Bologna, loro che erano di Bologna, siamo comunque riusciti a scoprire una città nella città, perché le librerie intanto sono distribuite ovunque, in periferia, dove hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura, e in centro. E in centro magari sono in zone in cui non si passa, ma se si passa si rimane innamorati. Cioè io mi ricordo che sono arrivata alla libreria veronese, che è vicino al Piazza Maggiore, a San Petronio, una via in cui effettivamente non è che passa molto frequentemente, sono rimasta sconvolta di quanto fosse bello quello scorcio. Cioè, oltre alla libreria stessa, proprio un bel luogo. E quindi noi abbiamo detto, ma effettivamente queste librerie indipendenti sono fondamentali, perché sono le reti delle librerie di un tempo, delle botteghe che esistevano prima. Forniscono caparbiamente, come ha scritto Sebastiani, forniscono dei servizi della cittadinanza fondamentali, eppure, nonostante questo, molto spesso sono ignorate, molto spesso ci passa di fianco senza saperlo, molto spesso noi che siamo pigri, andiamo verso la fine la cosa che ci sembra più semplice, ma nella realtà semplice non è. Quindi io non so, potrei veramente stare qua delle ore a parlarvi di queste 52 librerie che sono una più strabiliante dell'altra, con i librai che sono dei folli, perché effettivamente oggi fare il libraio in Italia è un'impresa omerica, cioè veramente ultimamente mi sto rendendo conto, è un'impresa omerica. E poi gli stessi clienti a volte sono effettivamente, andiamo a occupare con una categoria un po' sui generi, anche gli stessi clienti delle librerie effettivamente a volte sono un po' sui generi, tipo quello che arriva, ma io ho visto sulla Domenica della Repubblica questa io la copertina gialla, lei per caso ce l'ha? Perché uno con le cuffie da rischia tutto e gli vai, sì allora pagina 5, allora. Quindi sono fantastici. E poi appunto c'è, noi parliamo della libreria di Varia, che poi alla fine di Varia generica è un termine orrendo, nel senso che mentre effettivamente la Feltrinelli non sa quello che ha dentro, il libraio anche di generica cosiddetto, cioè sa è perfettamente il catalogo che è in libreria. Se voi gli chiedete un testo, questo qui sa vita, morte, miracoli dell'autore, dell'opera, per niente, delle edizioni. Poi abbiamo librerie specializzate, abbiamo l'esoterica, che è stato il mio primo amore, devo ammettere, la prima libreria che ho intervistato, non si scorda mai. E poi abbiamo, non so, le antiquarie che sono le eredi proprio di antichi librai, cioè entrare dentro sembra fare un salto nel tempo. Poi abbiamo la libreria di viaggi, l'idea di vivere, che è nata proprio recentemente, che è una libreria che cioè, si occupa della rielaborazione dei lutti, che effettivamente è un argomento che di solito una persona tendenzialmente tenta di evitare, mentre invece è importante che una libreria offre dei testi di supporto anche a gente di questo genere. Noi abbiamo la libreria Igor, di cui abbiamo un milite oggi qua presente, che è appunto la libreria commissionaria internazionale specializzata in letteratura di gender. Poi abbiamo la libreria Cinema, Teatro, Musica, che è praticamente un'istituzione, la libreria delle Moline, che è anche la libreria delle Moline è un punto fondamentale per gli studenti di Bologna. Non so se le mie altre colleghe hanno una libreria del cuore, qualcosa. C'è Libri & Co. che costruisce libri pop-up a mano, una cosa molto particolare. La mia. Non so se avete fatto una piccola libreria del cuore di cui vorreste parlare. Sì. Beh, per me, e penso anche per Martina, l'abbiamo intervistata insieme, la libreria del fumetto in via Gigli. Che è gestita da una signora veramente interessante, incredibile, che tra i diversi mestieri ha fatto addirittura la parrucchiera a Mina, per cui si scoprono proprio delle cose che uno mai sospetterebbe, per cui sì, abbiamo parlato proprio un pomeriggio intero e degli aneddoti inaspettati.
per cui anche questo è il bello alla fine di un progetto del genere, a parte tutto il discorso comunque di credere in un determinato progetto, in determinati valori, anche il lato umano è stato proprio interessante, conoscere delle persone veramente variegate ma con delle storie incredibili e che comunque ci hanno arricchito, direi, totalmente. Sì, perché cioè, magari quello che ci siamo resi conto è che oggi il libro è diventato quasi, a questo mi ha fatto pensare al ragazzo di Golconda, che è un'altra libreria, oggi il libro ormai è semplicemente una transazione economica, ci vai al supermercato, insieme alle banane, metto magari il libro che prendo allo scaffale e lo metto, ma non ho più quello che c'era una volta, che il dialogo, il rapporto col libro e col libraio. Magari la possibilità di leggere un libro che magari mi ha fatto schifo, quindi torno da libro e dico, senta, guardi, questo mi è piaciuto, a me sono piaciute, quindi il dialogo, proprio una dimensione quasi socratica, e passatemi questa citazione che non farò più, penso. Sì, veramente, quello che volevo recuperare era il rapporto tra il libro, il lettore e il libraio, che non deve essere soltanto uno scambio economico, e questo secondo me è una cosa molto importante. E direi che ho sprolocato abbastanza.